In questo fine settimana e nel prossimo si riproporrà l'esperienza Monasteri Aperti in Emilia-Romagna eh, e noi ne parliamo con Valentina Rimondi. Grazie sì. per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Ormai il nostro volto culturale, quando dobbiamo promuovere e <ride> eh, farvi conoscere eventi che ci sono sul nostro territorio, Peraltro già un'estate ricchissima, no? abbiamo seguito sì. eh, l'invito della CEI. Di ora viene il bello e voi siete stati un po' il braccio operativo esatto, che ci ha consentito di vivere queste esperienze. È stata un'esperienza molto bella, infatti. E quindi non ci si ferma, anche perché avete visto che il seguito c'è esatto. c'è una grossa fame, un desiderio di riappropriarsi di delle bellezze, spazi. Del esatto. E, e allora spiegaci un po' cosa succede. In questo caso abbiamo quindi aderito all'iniziativa all Monasteri Aperti Emilia-Romagna. È la terza edizione che viene fatta, è un'iniziativa regionale fatta insieme anche alla CEI e insieme al Circuito dei Cammini Emilia-Romagna. Quindi, per chi fosse interessato, eh, il sito, eh, la parte di Monasteri Aperti all'interno eh, dei monasteri Emilia-Romagna.it. Eh, avremo delle iniziative di eh, varia natura, tutte di stampo culturale. Sia su Piacenza nella chiesa di San Sisto, ex monastero di San Sisto, sia su Bobbio con la basilica di San Colombano e l'ex monastero di San Colombano con eh, il museo dell'abbazia e il museo collezione Mazzolini. Cominceremo il 25, quindi faremo sabato 25 e domenica 26, e poi il 2 ottobre, sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre. Ehm, possiamo parlare già eh, del fatto che. Abbiamo fatto un'apertura straordinaria ehm, che non era calendarizzata della caserma Nicolai, che noi tendenzialmente per la mostra della Sistina come evento collaterale teniamo aperto il primo e il terzo sabato del mese. Il genio Pontieri ci ha dato gentilmente la disponibilità di ampliare ulteriormente il calendario e quindi anche sabato 25 dalle 14 alle 18 ci saranno le consuete visite guidate in quest'area che solitamente è chiusa al pubblico e sta avendo veramente molto successo è un luogo incantevole che ti fa capire poi la complessità di tutto il monastero come evento collaterale eh, alla mostra dopodiché sia ehm, a Bobbio che a Piacenza faremo dei laboratori didattici in particolare questo sabato faremo l'Erbario dei Monaci mentre ehm, il sabato successivo faremo l'ABC della Manuense questo in San Sisto eh, faremo una visita accompagnata in cui ci sarà la possibilità di parlare con i musicisti che faranno il concerto alle sacrestie monumentali, è eh, un quintetto che si chiama Aquila Ensemble che eh, racconterà di che cos'era la, ehm, la musica ai tempi di Raffaello. Quindi, appunto, prima del concerto, chi parteciperà alla visita guidata avrà questa possibilità di, di parlare con i musicisti e poi prendere anche parte al concerto. Eh, dopodiché, mh, il 26 settembre, ehm, Secondo me è una delle giornate più appassionanti in San Sisto, perché cominceremo con una conferenza del dottor Fermi, che parla della biblioteca del monastero, che è andata praticamente tutta persa, e dopodiché ci sarà un concerto in cui all'interno del coro, il coro cinquecentesco con le tarsi e linee, solo per 20 persone ci sarà un concerto che ehm, ricostruirà i Vespri quindi si torna veramente indietro nel tempo. Ci sarà Federico Perotti, l'organista, che suona e eh, Renato Cadel che, che canterà. E quindi sarà un, um, um, un percorso dal canto gregoriano alla polifonia. E dopodiché faremo, al termine del concerto che è alle 20.30, alle 21.30 una visita guidata a lume di candela anche gli spazi che andremo a toccare saranno illuminati anche con la luce delle candele, andremo a vedere degli spazi inediti, sarà possibile salire anche sulla controcantoria del presbiterio, e in questo San Sisto By Night eh, per riuscire a far riappropriare le persone degli spazi, è una visita molto emozionale che abbiamo pensato. Eh, poi si va di nuovo al 2 ottobre, quindi ricominciamo con le visite guidate, un altro laboratorio didattico come detto prima della BC della Manuense. Eh, faremo anche la mh, visita guidata il 3 ottobre a chiese scomparse dedicata a quelle che erano nel, um, nel quartiere del, del monastero. E poi eh, un aperitivo culturale che abbiamo intitolato Cibo di Dio, Cibo del Diavolo, a cura del professor Aldo Acerbi, ci sarà anche la possibilità di fare del, degli assaggi mh, di cucina locale, di prodotti locali. Ecco. E per Bobbio saranno attive le visite guidate sia ai musei sia alla Basilica. E anche lì avremo dei laboratori didattici che saranno la BC della Manuense eh, questo fine settimana, mentre il successivo la BC dell'Arte del Novecento, che è legato invece alla, mh, al Museo Mazzolini. Collezione Mazzolini. Esatto. io Trovo tra l'altro che sia molto significativo che ehm, iniziative del genere anche a livello regionale non siano promosse soltanto dalla CEI ma che ci sia anche eh, come dire, tutta una parte laica, istituzionale certo. che affianca, che poi è quello che è accaduto anche sempre. La pastorale del, no? del tempo libero, dello sport ha dato il patrocinio per questa iniziativa e comunque è un'iniziativa molto interessante perché prende tutte le diocesi da Piacenza fino a Rimini e sono tantissimi i luoghi aperti inediti, quindi eh, ovviamente io dico venite in San Sisto, venite a Bobbio, però guardate anche altri luoghi se non volete andare questa volta andate altre volte perché anche il sito permette di conoscere tutti mm. i nostri beni culturali anche a livello regionale. Anche per questa è proprio l'occasione per fare appunto delle visite guidate e vedere magari davvero questi eh, anfratti, questi aspetti, questi luoghi che tecnicamente, esatto. teoricamente in genere non, non sono, sono accessibili o non con queste modalità. Insomma un invito a perseguire questo, questo interesse culturale che abbiamo visto sempre crescente, per cui cresce la domanda, cresce l'offerta, è, è una spirale direi positiva che si sta autoalimentando. Naturalmente tutte le informazioni le trovate sia sul sito della diocesi sia sul su Cultura, comunque il sito della, del museo sia della cattedrale che il. Su Piacenza Bocchio. Pace. Su Piacenza le trovate Pace. su Piacenza Pace e su eh, Monasterio Emilia Romagna. Per i contatti diretti, per quanto riguarda la, la Madonna Sistina, cioè le, le iniziative di San Sisto, sono, è necessario scrivere a eh, sistinapiacenza2020.gmail.com 2020, chiocciolagmail.com e per Bobbio su eh, infochiocciolaculture.it. Benissimo, allora grazie Valentina come sempre, sì. una garanzia. grazie a voi e a voi buona cultura nei prossimi fine settimana e noi ci vediamo per i prossimi appuntamenti. Grazie. Certamente.